Con una prestazione di spessore, solida e attenta da grande squadra, la Pistoiese ha vinto contro l'ambizioso Ravenna. L'1-0 maturato nel secondo tempo porta la firma del giovane Raffaele Cuomo. Pistoiese Doc, appena subentrato nella ripresa, subito decisivo. A fare la differenza il gioco di squadra, i cambi, i singoli, le performance di alcuni giocatori hanno dato una grande mano, fra tutti Donida e Diodato. Seconda vittoria consecutiva, 3 punti d'oro. In porta c'è il confermato Cecchini, retroguardia composta da Donida, Polvani e Bertolo. A centrocampo Diodato, Basanisi, Grilli, Greselin e Carmud. In attacco Sparacello e Pinsauti. Il primo tempo non regala grandi emozioni, le squadre si studiano, i ritmi salgono ma la gara non si sblocca. Gli ospiti provano con qualche ripartenza a impaurire i padroni di casa, macinano più gioco ma davvero non riescono mai ad essere pericolosi. La Pistoiese controlla, pur a volte soffrendo, ma i primi 45 minuti terminano 0-0. Al rientro in campo, con le stesse formazioni sia per gli arancioni che per i giallorossi, a prendere in mano la partita è la Pistoiese. Lo si capisce subito, al 49esimo va vicino il gol con Donida, la palla finisce al lato di Poco. Poco dopo Diodato trova solo l'incrocio dei pali, che nega la rete al numero 77. È l'ora delle sostituzioni e mister Giacomarro, come ormai accade sempre, capisce bene il momento e le pedine da cambiare. Fuori Basanisi e Pinsauti, dentro Caponi e Tascini. Arancioni sempre più propositivi rispetto a Ravenna, che trova un Cecchini attento anche quando potrebbe far male, come in occasione del tiro di Manuzzi. Giacomarro poi richiama in panchina Diodato e inserisce il classe 2006 Cuomo. Sarà lui a risolvere il match. Il portiere ospite respinge la conclusione di Grilli e sulla ribattuta c'è proprio lui, il neoentrato Cuomo, che non fa altro che appoggiare la palla in rete. 1-0 per la Pistoiese sotto la curva nord che esplode. La risposta del Ravenna non arriverà mai e la Pistoiese difende molto bene il vantaggio, permette poco o niente agli avversari e meritatamente conquista tutta la posta in palio.